Il Festival della Danza Maiori Grandi Eventi giunge quest'anno alla sua 12ª edizione. Il festival si articola in vari momenti, momenti di stage, quindi di alta formazione, momenti di rassegna di scuole di danza ospiti e momento di concorso. Abbiamo il concorso internazionale di danza che conclude la settimana dell'evento e il premio coreografico Città di Maiori. Dunque, in questo ultimo anno è stata introdotta la formula campus per l'evento, quindi si propone non solo studio di alta formazione, rassegne e concorso, ma anche un'accoglienza in alberghi a 5 stelle con piscina, spiaggia, stage presso appunto il complesso alberghiero dell'hotel Pietra di Luna, tutto molto curato veramente in questi ultimi anni nei minimi particolari, ma la cosa importante per cui è piacevole la partecipazione al festival è proprio questo momento di alta formazione. I ragazzi vengono e studiano per 7 giorni a ritmo continuo, diciamo, e fino alla conclusione appunto con il concorso. Di spicco è la collaborazione che abbiamo già per il secondo anno con la Dance House di Susanna Beltrami, una delle più importanti accademie di danza contemporanea in Italia. Quindi un grande prestigio con questa nuova collaborazione e colgo l'occasione per parlare degli insegnanti che ci saranno anche quest'anno. Quest'anno avremo per la danza contemporanea Susanna Beltrami e Matteo Bittante, per la danza moderna André Della Roche, per la danza hip hop il modulo Project Andrea Veneri e Alessia Cianti, per il Modern Contemporary Raffaella Cianti ed ancora per la danza classica avremo delle novità che in questo momento non dico perché lo proporremo poi nella nostra seconda intervista. Madrina dell'evento dell'anno 2012 è stata l'Étoile Luciana Savignano, che ha aggiunto un ulteriore valore e prestigio al Festival della Danza Maiori Grandi Eventi. Il festival si svolge su due location, una è all'anfiteatro del porto turistico di Maiori, quindi un allestimento con un teatro bellissimo all'aperto, e l'altra nelle sale appunto dell'hotel Pietra di Luna. Altri alberghi che hanno aderito alla nostra formula campus sono l'hotel San Pietro e l'hotel Regina Palace. Il festival si articola in più sezioni, appunto si dedica agli stage e laboratori coreografici, quindi stage di danza classica, danza moderna, danza contemporanea e danza hip hop, oltre a laboratori coreografici. Inoltre si offrono anche momenti di rassegna e di scuole, per le scuole di danza ospiti, e momenti di concorso, col concorso nazionale di danza e il premio coreografico Città di Maiori. Per la prossima edizione, appunto per il luglio 2013, pensiamo di confermare le nostre collaborazioni con la Dance House di Susanna Beltrami e con tutte quelle che abbiamo avuto lo scorso anno, ma la nostra programmazione sarà effettivamente conclusa con la fine dell'anno 2012, quindi ci saranno ancora nuove sorprese e nuovi ampliamenti per quanto riguarda la formazione. Il festival è collegato ad un evento che è chiamato appunto Evento Danza. In effetti Evento Danza è nato come un circuito campano danza e adesso si è esteso ad un circuito nazionale di danza. Attraverso questi eventi noi portiamo il Festival della Danza nelle varie regioni e il 2 e il 3 gennaio saremo a Varazze con la collaborazione della Flash Art di Alessia Cianti. Alessia è una mia
una mia prima selezionata per la Dance Art Company, che è un gruppo che io dirigo e che seleziono proprio durante queste tappe che io ho in Italia, e soprattutto a due grandi eventi, quali il Milano Dance Expo e il Danza in Fiera appunto a Firenze. La nostra collaborazione ormai ha raggiunto quasi 5 anni e quindi riteniamo opportuno essere presenti anche nella regione Liguria con uno spaccato del Festival della Danza attraverso Evento Danza. Dunque, in questo circuito nazionale di danza chiamato Evento Danza, collegato al festival, perché è un circuito attraverso il quale verranno distribuiti borse di studio per il festival, partecipazione gratuita alla rassegna e partecipazione gratuita al concorso, stiamo lavorando insieme e quest'anno ci siamo prefisse molte date. Cominceremo, come abbiamo detto, con la data di Varazze, ma contiamo di essere presenti anche sicuramente nella regione appunto Piemonte, in Basilicata, nel Lazio e in Puglia. Ovviamente tutto questo con la collaborazione di Alessia Cianti, che ormai è quasi sempre al mio fianco, lei con la danza hip hop e io con la direzione. E tu che pensi di questo circuito che abbiamo messo in atto? Speriamo che vada a buon fine, i presupposti sono buoni e niente, speriamo che venga a crearsi un bel circuito appunto. In effetti le basi, l'inizio è buono, quindi speriamo che questa cosa possa procedere velocemente. Il festival quest'anno è stato sempre di particolare importanza, un evento nazionale importante, ma quest'anno è stato un anno particolare perché è divenuto un evento internazionale. Infatti quest'anno è stata presente una scuola proveniente dalla Grecia, della direttrice ballerina Elena Tsouma. È stato bellissimo iniziare la collaborazione con il Festival della Danza, con Roberta, che ha dato a me, alla mia scuola di danza, a tantissimi ragazzi delle bellissime occasioni, delle bellissime opportunità. Si studia con dei grandi maestri e poi insomma il Festival della Danza è anche un po' una bella vacanza, no? Una settimana, 10 giorni in questa costiera amalfitana. E insomma adesso cerchiamo di portarlo anche a Varazze. Ieri abbiamo fatto qua durante il Milano Dance Expo 2 lezioni audizioni per dare delle borse di studio e le lezioni sono andate benissimo. Abbiamo avuto tantissimi partecipanti, sia per l'hip hop, che appunto la lezione l'ho tenuta io, sia per il Modern Contemporary, che la lezione è stata tenuta dall'insegnante Raffaella Cianti e sono state assegnate una ventina di borse di studio e dunque niente, speriamo che proceda e vada sempre alla grande. Saremo presenti anche all'evento Danza in Fiera, sempre con le lezioni e audizioni, dove potremo dare comunicazioni del nostro programma definitivo appunto al nostro portale. E speriamo di raggiungere degli alti livelli quest'anno, perché abbiamo lavorato tanto.